La prima volta che sono arrivato a recitare al Teatro Donizetti è stato nel 1982. La compagnia era quella del Teatro Carcano. La protagonista era Ottavia Piccolo, c'era Roberto Erlitzka. Lo spettacolo era Come vi piace di Shakespeare, As You Like It. Io facevo la parte di un pastorello, Silvio, il che diede modo all'articolista di Bergamo, che mi dedicò un trafiletto a parte, diciamo, essendo concittadino, di titolare E Silvio è un pastore bergamasco. La cosa fu abbastanza divertente, vabbè, venni preso in giro da tutta quanta la compagnia, eccetera, eccetera. All'interno di As You Like It, che è uno dei testi più enigmatici di Shakespeare, c'è un bellissimo monologo che si intitola Tutto il mondo è un teatro ed è recitato da Jacques, il fatalista, che è uno dei personaggi. E ora ve lo dico, ve lo recito. Tutto il mondo è un teatro da As You Like It di Shakespeare. Tutto il mondo è un teatro. Gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite, le loro entrate. E ognuno vivendo recita molte parti di un dramma in sé d'età. Prima il neonato che miagola e vomita in braccio alla sua balia, poi il lagnoso scolaro che striscia malvolentieri come una biscia fino alla scuola, poi l'innamorato che soffia come un mantice la sua ballata dolente in lode delle ciglia dell'amata, e poi il soldato, irsuto come fiera, sempre pronto alla lite, sempre in cerca di un'effimera gloria perfino nella bocca di un cannone. E poi il giudice, col grasso ventre tondo, ben imbottito di pingui capponi, gli occhi severi, la barba ben tagliata, pieno di antichi detti e di luoghi comuni, che recita anche lui la sua parte. La sesta età ti porta in ciabatte uno smunto pantalone, gli occhiali sul naso, la borsa sul fianco, le brache di un tempo conservate con cura che diventano larghe, sulle gambe stecchite il vocione che torna puerile, pigolato, stride e fischia. E infine l'ultima scena che chiude questo movimentato dramma in una nuova infanzia, nel più completo oblio, senza denti né occhi. Né palato, senza niente.